Vai. Il dossier Puglia, presentato ad avviso pubblico all'Assemblea Nazionale di Monte Sant'Angelo, ha messo in evidenza dei dati preoccupanti. 635 atti intimidatori negli ultimi 3 anni nei confronti degli amministratori locali. Nell'ultimo anno 100, soprattutto nel Foggiano. Dal 1991 ad oggi 25 comuni sciolti per mafia, di cui 14 dal 2017 al 2022 e 5 nella provincia di Foggia. 195 interdittive dal 2019 al 2021, un aumento del 138%. Cosa significa questo? Che le mafie stanno pressando sempre di più la politica locale, stanno entrando sempre di più nel settore economico-produttivo, dimostrandosi quindi una minaccia per la democrazia e per l'economia. A fronte di tutto questo, il dossier evidenzia anche, raccogliendo dati da relazioni e rapporti ufficiali, che una parte della popolazione non ha fiducia nello Stato e nelle sue istituzioni. Ecco perché è stato importante andare a Monte Sant'Angelo per sostenere quegli uomini e quelle donne che, in qualità di amministratori e amministratrici locali, promuovono una politica credibile e responsabile.